Buonasera da Infostudio, lunedì 8 luglio e bentrovati con il nostro telegiornale che ricomincia anche stasera con la notizia di apertura che era stata la prima anche alle 13:30, vale a dire quella della risoluzione di un caso freddo, i cold case cosiddetti all'americana. 6 anni fa in una villetta, nella sua villetta, era la sua abitazione a Filadelfia, nel Libonese, venne trovato cadavere dal nipote, un uomo di 75 anni, un agricoltore andato in pensione, Andrea Mastrandrea. Aveva il cranio fracassato e fratture alle costole e allo sterno, provocategli probabilmente con un corpo contundente. A rapinarlo ed a causarne la morte, forse uno dei due soltanto l'ha ucciso, forse entrambi lo hanno colpito, sono stati due cittadini bulgari, uno dei quali, Vasil Najdenov Ivanov, lo vedete qui nel posto di polizia dell'aeroporto di Fiumicino, è stato arrestato a 29 anni, come ho detto, ed è accusato di essere l'autore dell'omicidio insieme a Tihomir Antov Krasimirov, che è tuttora ricercato invece. La rapina avvenne la sera del 20 giugno del 2013 e finì, come ho già detto, tragicamente. La vittima viveva da sola dopo la morte della moglie avvenuta nel 2010 e il presunto assassino, cioè proprio Ivanov, l'uomo arrestato grazie alla collaborazione della polizia bulgara ed incastrato grazie ad alcune intercettazioni, conosceva bene le abitudini della vittima perché la zia faceva a Mastrandrea da badante e lui gli aveva fatto anche da autista. Quella sera Ivanov e il suo complice entrarono nella casa, legarono il pensionato, lo pestarono a morte, forse vennero sorpresi, sapevano che l'uomo conservava delle banconote in alcuni barattoli, poi finirono per appropriarsi di soldi e di oggetti preziosi e per cancellare ogni traccia, dopo che si resero conto di aver ucciso Mastrandrea, addirittura appiccarono il fuoco in più punti della casa, incendiarono i mobili, avete visto le foto, c'era una stanza, le cui pareti, eccola, erano completamente annerite, molte suppellettili erano andate appunto a fuoco. E poi sia Ivanov che Antov erano fuggiti e si erano recati in Bulgaria, dove sono però stati rintracciati. E di 45.000 euro il bottino di una rapina compiuta a Reggio Calabria da due persone armate di pistola ai danni di una guardia giurata che aveva appena prelevato i soldi che erano il frutto dell'incasso di un supermercato della periferia sud della città. Il vigilante aveva questo denaro nella borsa, stava per tornare nella piazzale dove era fermo l'automezzo, il blindato che lo aspettava, e proprio in quel momento i due rapinatori sono entrati in funzione, hanno anche sparato un colpo di pistola all'indirizzo dell'automezzo a scopo intimidatorio. Vista la dinamica dell'episodio, anche il fatto che in quel momento c'erano numerosi clienti, si è davvero rischiato che qualcuno potesse essere colpito. Spunta il nome di Giuseppe Sculli, calciatore calabrese originario di Bruzzano Zeffirio, che ha giocato nel Genoa e nella Lazio soprattutto, ha cominciato da professionista col Crotone, era passato anche per Pescara e per altre squadre, nel Messina, nipote, come si sa, del boss di Africo Giuseppe Morabito, che adesso fa parte, cioè il cui nome fa parte delle carte dell'inchiesta Crimis, coordinata dalla Procura Antimafia di Milano, che la scorsa settimana ha portato all'arresto di 34 persone, inchiesta che ha messo in luce come nel Varesotto, in particolare a Legnano, Lonate Pozzolo e nei paesi limitrofi, i clan calabresi sarebbero ancora stati in grado di indirizzare la politica col voto di scambio, di condizionare l'economia con la gestione dei 3 parcheggi vicini all'aeroporto di Malpensa. Come si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, Sculli, che comunque nella vicenda non è indagato, era tra i commensali di una cena svoltasi la sera del 21 ottobre 2017 in un ristorante di Samarate, in provincia di Varese, alla quale parteciparono anche Giuseppe Spagnolo, ritenuto elemento di spicco della cosca Farao Marincola di Ciro Marina, Cataldo Casoppero, considerato uno degli uomini di fiducia di un altro elemento di punta dell'Andrina, vale a dire Mario Filippelli. Secondo i magistrati dell'antimafia milanese, la cena era un vero e proprio summit per definire strategie mafiose e per risolvere contrasti interni. Intanto si è saputo che Enzo Misiano, il consigliere comunale di origini calabresi di Fratelli d'Italia di Ferno, nel Varesino, considerato uomo di fiducia e autista di Giuseppe Spagnolo, che come abbiamo detto era
il capo della locale in Lombardia dei Farao Marincola, nell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere, così come pure Vincenzo Rispoli, che invece della stessa locale di Lignano Lonate Pozzolo è ritenuto il promotore. La quadrilogia si completa: Parco delle Serre, Parco dell'Aspromonte, Parco del Pollino. Oggi Giuseppe La Ratta ci parla del Parco della Sila. Dopo il Parco Nazionale dell'Aspromonte, il Parco Regionale delle Serre, il Parco Nazionale del Pollino, è toccato al Parco Nazionale della Sila chiudere il ciclo di incontri Le aree protette della Calabria e il turismo sostenibile. Quattro manifestazioni pubbliche dove si è fatto il punto della situazione rispetto ai progetti e agli obiettivi raggiunti dai quattro polmoni verdi calabresi grazie agli investimenti effettuati dalla Regione all'interno del PON 2014-2020. In totale sono stati 60 milioni i fondi indirizzati ai parchi verso il monitoraggio degli habitat, il marketing, la ciclovia dei parchi e la sentieristica. Sono questi in particolare i progetti che, con la collaborazione degli enti gestori dei parchi, delle università calabresi, dell'ARPACAL e di numerosi esperti naturalisti, sono stati illustrati nel corso dell'appuntamento organizzato a Camigliatello, anche per far apprezzare lo straordinario capitale naturale della Calabria. Gli obiettivi sono tanti, in principio ricordiamo a tutti che sono appunto l'ottenimento come riserva della biosfera Mab Sila dell'UNESCO. Proprio in questi giorni il Ministero ci ha destinato altre risorse per incentivare il turismo, non solo il turismo sostenibile, ma i progetti che riguardano l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile. Quindi stiamo lavorando su questi progetti ora che ci ha finanziato la Regione, che vanno dalla ciclopista alla sentieristica al progetto di marketing che coordiniamo per tutte le aree protette calabresi. Parlava di coinvolgimento, c'è bisogno di coinvolgimento anche dei calabresi stessi che molto spesso non conoscono questi tesori, non conoscono il polmone verde della Calabria. Beh, dobbiamo lavorare effettivamente anche in questa direzione. Io spesso parlo con cittadini e molti non conoscono il territorio silano, conoscono magari una o due località che sono le località maggiormente frequentate da tutti, dove spesso non si va alla ricerca di ambienti naturali, però queste cose bisogna farle per gradi, un po' alla volta, e noi ci impegneremo e ci stiamo impegnando anche per questo. A distanza di pochi giorni da quello avvenuto a mezzanotte di giovedì, tra giovedì e venerdì scorso, in cui perse la vita Vincenzo Perno, un altro incidente stradale mortale è avvenuto poco fa, intorno alle 17, a Crotone, in località Passovecchio, sulla provinciale che si innesta sulla 106 dalla rotatoria di località Passovecchio. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni, il suo nome era Francesco Forte, la cui moto si è scontrata con un'auto, una Fiat Punto, che procedeva invece in direzione della statale. Lo scontro è avvenuto all'altezza di un negozio di gommista e ha fatto sbandare la moto, che è finita in un fosso. Questa mattina molto presto, intorno alle 5 invece, c'è stato un altro incidente in cui è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 17 anni a Cutro, un incidente particolarmente grave. Le due foto di cui disponiamo vi mostra appunto quanto forte sia stato l'impatto, tanto da far accappottare l'auto, che ha pure abbattuto un palo della pubblica illuminazione. La macchina era condotta da un ragazzo di 17 anni che aveva preso la macchina del padre, sembra avesse trascorso la notte in discoteca, ha perso il controllo del mezzo ed è finito appunto contro il palo della pubblica amministrazione, ricoverato in gravi condizioni adesso nell'ospedale di Catanzaro. La vicenda dell'affidamento in gestione dell'ex albergo Miramare, che tante noie ha provocato alla giunta comunale guidata da Giuseppe Falco Matà, oggi ha anche causato, questo pomeriggio ha causato, la prima condanna, quella dell'ex assessore ai lavori pubblici del comune di Reggio, Angela Marcianò, che è stata
condannata a un anno di reclusione con l'accusa di abuso d'ufficio e falso ideologico. La vicenda era quella, ripeto, della cessione del Miramare ad un imprenditore privato. Secondo la pubblica accusa, che aveva richiesto per la Marcianola condanna a 10 mesi di reclusione, l'affidamento da parte dell'amministrazione comunale dell'immobile che ospitava un tempo l'albergo era stato effettuato in modo illecito. E adesso parliamo invece del trofeo pugliese di nuoto che è stato assegnato ieri a Crotone, se lo è aggiudicato il grande favorito, perché in assenza di Federico Tamborrino, che ha iscritto ben 4 volte più di chiunque altro il suo nome nelle 30 edizioni precedenti, quella di ieri, cioè quelle fino al 2018, e che comunque rimane in testa per numero di vittorie all'Albo d'Oro, sono stati altri 2 napoletani, perché Tamborrino è napoletano, a darsi battaglia, almeno fino a diciamo 2/5 di gara. Poi però Emanuele Russo, 18 anni, del Circolo Nautico Posillipo, ha fatto il vuoto rispetto al collega anche di Circolo, Marco Magliocca, al terzo posto il crotonese Giacomo Raiani. Nonostante l'assenza dello squalo Federico Tamborrino, vincitore di ben 4 edizioni, Napoli trionfa ugualmente nella 31esima edizione del trofeo di nuoto Ugo Pugliese, con 2 atleti del Circolo Nautico Posillipo ai primi 2 posti. Emanuele Russo si impone per distacco al collega e amico Marco Magliocca, col quale condivide gli allenamenti, mentre sul terzo gradino del podio sale Giacomo Raiani della Croton Nuoto, secondo un anno fa, che tiene alto l'onore dei nuotatori di casa. Fattore evento determinante nell'edizione 2019. Una settimana fa il rinvio a causa della tramontana, ieri gara condizionata dal mare molto agitato dall'Ibeccio. Nella maratonina di 10 km la sfida è stata tale fino a metà gara, ma dopo la virata sotto l'irto di capocolonna Russo ha fatto il vuoto, trovandosi più a suo agio e tagliando il traguardo in 1:58,2 e infliggendo quasi 8 secondi di distacco a Magliocca, secondo con 2:05,50. Emanuele Russo ha appena 18 anni, ma è già uno dei migliori fondisti continentali. Un anno fa a Malta ha vinto il bronzo agli europei nella 20 km ed ora si accinge a tentare il bis nella Coppa del Mediterraneo che si era aggiudicato nel 2015 ad appena 14 anni. Era tutto già scritto, sei partito col numero 1, sei arrivato prima. Sì, fortunatamente ho cercato di imprimere il ritmo dall'inizio. E il mare ci rendeva un po' la vita difficile, però alla fine è andata bene. Quanto difficile? Avevamo visto che c'era tanto mare. Sì, soprattutto a largo era molto mosso il mare, era difficile nuotare bene. Fino a questo momento è stato un ottimo 2019 per te? Sì, sì, è stato un bel 2019. Adesso a fine agosto avrò la Coppa del Mediterraneo e spero di concludere in bellezza. Infine il Circolo Posillipo, perché si riesce così con tanta facilità a sfornare talenti, campioni? Beh, certamente abbiamo un supporto totale da parte del Circolo, ci permette comunque di stare sereni, allenarci in serenità. Poi io e Marco Magliocca ci alleniamo tutti i giorni insieme, quindi c'è sempre una competizione giornaliera che ci aiuta a migliorare. Un po' di delusione per Magliocca, specialista delle gare in mare aperto, al contrario di Russo, che predilige la vasca. La durezza degli allenamenti delle ultime settimane gli è probabilmente costata la crisi che ha pagato perdendo contatto con l'altra stella del Circolo Posillipo. Sicuramente un po' di stanchezza c'è, ci stiamo allenando molto anche per gare più lunghe, quindi un po' sì. C'è stata una partenza abbastanza tranquilla, poi nella parte centrale di gara il mare si è fatto sentire e comunque un po' la stanchezza è arrivata. Ci vedremo a Crotone? Speriamo di sì. Oltre a un ottimo terzo posto assoluto in 2:14,58, Giacomo Raiani si aggiudica per il secondo anno consecutivo il trofeo Amare il Mare, che da 19 anni viene assegnato al primo classificato tra i nuotatori crotonesi. C'è sempre un napoletano o 2 napoletani di troppo tra te e la vittoria? Eh sì, vabbè, loro sono molto forti, comunque campioni europei, quindi tutto sommato sono soddisfatto della gara in generale, anche perché è stata una gara molto difficile. Viste le condizioni del mare, un vento molto forte sia nel percorso d'andata che nel percorso di ritorno. Nella boa di virata è stato veramente molto difficile perché abbiamo nuotato completamente controvento, quindi comunque tutto sommato è stata una bella gara, sono abbastanza soddisfatto. Quali saranno i tuoi impegni? Allora, prossima settimana devo fare le finali regionali di nuoto, che si disputeranno sempre a Crotone, nella piscina olimpionica. Poi dipende da come andranno le gare, si spera la partecipazione anche ai campionati italiani, però chiaramente in vasca.
Il titolo maschile Master P è andato a Luca Vrenna della Lacinia Nuoto, mentre Rossana Leotta della Crotonuoto è stata la prima tra le donne. Della Crotonuoto anche l'atleta più giovane, Sara Nina Canale, di soli 13 anni. Ed eccoci, addio scelgo Calabria. Io scelgo Calabria, la grande rete della produzione e del consumo calabrese. Ogni giorno in coda ai nostri telegiornali vi mostriamo un pezzo di Calabria che lavora. Tutti assieme possiamo ottenere grandi risultati. Io scelgo Calabria. Siamo sul lungomare di Crotone con Ercole Villirillo, il suo è uno dei ristoranti più frequentati del crotonese. Sta per entrare nel vivo la stagione estiva, ma già, mi diceva, qualcosina comincia a vedersi, soprattutto con turisti stranieri. Sì, si sta vedendo con i tedeschi, poi ci sono pure gli inglesi, i francesi, qualche cosa c'è, è una cosa già buona. Dobbiamo iniziare, la nostra parte c'è, perché io chiedo sempre ai clienti di fuori e gli chiedo com'è la Calabria, com'è stata Crotone, e loro gli chiedono di buono, tutto buono, ancora trovano il cibo originale. Tutti noi, insomma, ristoratori che ci siamo, pure nelle vicinanze, Strongoli, cioè, trovano qualcosa di buono. Ci vorrebbe qualcosa in più per pubblicizzare questa città. Lasciamo stare me, mettiamo che io, bene o male, io sono solo qua 35 anni, e ci sono clienti da 20 anni, come dei russi che si sono andati l'altra settimana, ci vengono a trovare sempre, no? I francesi, gli inglesi, bene o male le presenze ci sono. Poi un ristorante ha bisogno di tanto personale per dare accoglienza, per dare la velocità, e le tasse, le spese ci sono tante, allora dovremmo lavorare di più. E ci vorrebbe qualcosa, pure un aiuto dalla città, di mantenere la città più ordinata, più, insomma, pulita. Lei ha una clientela anche, diciamo, storica, storicizzata, diceva, di persone che vengono a trovarla ogni volta che tornano. Ha notato anche delle ulteriori novità? Sì, c'è più aumento adesso, c'è più gente che ci viene a trovare. Ma parlavo l'altra volta con dei personaggi della gastronomia italiana, e sono contenti della Calabria, è da scoprire la Calabria, pure loro adesso, il nord, vede che la Calabria ci sono i veri prodotti a chilometro zero. E quindi questo potrebbe essere un punto da cui partire per fare il ragionamento che diceva lei, di lavorare con più costanza durante tutto l'anno anziché solo in periodi ristretti. Noi siamo in ritardo, diciamo, altre città della Calabria hanno pensato sempre al turismo e sono già 20 anni prima di noi. Noi stiamo iniziando adesso, però passo per passo iniziamo. Lei per l'estate ha in mente qualcosa di nuovo, di particolare? No, ormai abbiamo fatto tutta la storia, facciamo i piatti più storici, mettiamo il quadaro che si è perso, ma io lo faccio da tanti anni. Poi ovviamente ho acquistato pure nuova clientela del posto di Crotone, la gioventù, perché faccio pure tradizione e innovazione. Poi ci sono pure i crotonesi che sono da 30 anni fuori, l'estate mi vengono a trovare, vogliono fare tutte le cose caratteristiche, insomma, tutte le cose, il quadaro, i tubettini in brodo, tutte queste cose, mangiare un po' di pesce buono, insomma. Siamo per questa sera è tutto, grazie per averci seguito, tcgal24.it per restare aggiornati e buona serata.